Purtroppo mi ritrovo a fare un video specifico sui prodotti bocciati del mese, perché sono purtroppo tanti e quindi ho deciso di separarlo dai video dei prodotti promossi e farò i prodotti promossi più usati, non lo so, insomma questo mese va così, altrimenti mi diventa troppo lungo e quindi ci ritroviamo, malgrado tutto, a parlare di diversi prodotti bocciati. Il primo in realtà è una conferma. Questo mese ho voluto ritirarlo fuori per provare a dargli nuove chance, ma a me non piace per niente, mi sta di un antipatico mostruoso ed è il Pupa Vamp Cream Eyeshadow, quelli che sono usciti in quella collezione matte di qualche mese fa. Il colore è il 500, che sarebbe il Borgogna, questo colore qui che conoscete molto bene. Si usa pochissimo prodotto perché colora tanto, ma il problema è che non si sfuma per niente bene, o perlomeno io parlo per me, non mi piace, cioè penso che il make up che mi è stato più criticato negli ultimi mesi su YouTube è un make up che avevo fatto con questo, e a me non piaceva, ma ormai mi c'ero truccata, quindi avrei dovuto struccarmi per fare il video, l'ho fatto lo stesso. A tante di voi giustamente non è piaciuto, ma ci avevate ragione, perché si sfuma molto male, la resa è davvero bruttarella. So che non sono l'unica che ha lamentato con questo colore questo problema, tante persone mi hanno detto che lo usano come eyeliner, a me non piace neanche come eyeliner perché da un tratto non è un eyeliner e quindi va applicato in un certo modo, altrimenti non mi piace manco la resa come eyeliner. Non lo uso volentieri e l'uso che avrei voluto farne non è quello che posso fare, quindi per me questo colore, perché so che altri sono validi, è un colore bocciato, non mi piace. Quindi mai più questi prodotti cremosi. Mi devo fidare del mio istinto, io non lo volevo prendere, l'ho preso quando sono stati riassortiti e me ne sono pentita amaramente. Quindi un prodotto che sapete benissimo che non mi è piaciuto, perché ci ho fatto un video in diretta, prova in diretta con voi, è il primo chiacchiere allo specchio che ho realizzato, è la palettina Cinderella della Essence, che è questa palettina qui, che ha dei colori abbastanza chiari, più ecco questo tono un po' più scuro, poi insomma c'è un po' di tutto. Qual è il problema? Il problema è che, come facilmente avrete potuto intuire dal video che ho fatto, io ho usato tutti i colori tranne questo azzurro, che a tutt'oggi ancora non ho provato, quindi parlo di 1, 2, 3, 4, 5, sono delle pietre laviche, scrivono poco, quel poco che scrivono sembrano uno via l'altro, cioè non c'è nessuna differenza di colore, a parte questo più scuro, che da così scuro dà una lieve ombreggiatura, ma andando proprio a calcare, perché la prima volta che ho preso un pochino di prodotto, non conoscendo ancora la texture, eccetera, la scrivenza e bla bla bla, ne ho preso pochino per andarla a sfumare, non ho sfumato nulla perché non si prelevava nulla, quindi anche qui dovete andarlo a prendere con la cazzuola per poter vedere qualcosa, qualche risultato sull'occhio. È una palette molto economica, però non vale niente. So che ce ne sono alcune scriventi e io non sono stata fortunata da beccare quella scrivente, ho preso quella ciofeca e quindi ovviamente è un prodotto bocciato. Sempre per rimanere in tema di Essence, altro prodotto che non mi è piaciuto per niente è il Britti Nail Polish di Essence, questo qui, che è dell'ultima linea limited edition uscita da Britti, dovrebbe essere l'ultima collezione. Il colore che ho io è il Pink to Go, su Instagram c'è una foto dove l'ho applicato con la resa che è satinata opaca. Non è tanto il satinato opaco che a me... Se la texture è buona, mi piace. Non mi piace di tutti, ma di molti sì. Il problema di questo è che è gommoso un accidente, cioè dà proprio un effetto gomma sull'unghia e spesso rimane questo effetto proprio come se fosse gommosetto, non so come dire, non mi piace, dà un senso proprio di unghia finta, di... non ve lo so dire, la resa non mi piace, forse si è intuito. Il colore è carino,
Dopo alla fine ci ho messo il top coat lucido perché proprio quell'effetto mi stava facendo impazzire, ma mi è durato qualche ora. A distanza di 24 ore avevo lo smalto scheggiato e sinceramente a me capita molto di rado, uso sempre la stessa base, gli stessi top coat, per cui imputo il fatto che sia saltato in quella maniera allo smalto di Essence. Altro bocciato Essence del mese. Poi un altro prodotto, ahimè, bocciato, è un prodotto di cui tanto si è parlato nei mesi scorsi qui su YouTube, è di Lancôme, adesso specchierà l'impossibile, non so come farvelo vedere, comunque è il famosissimo Miracle Cushion di Lancôme. Io ho avuto la possibilità, tramite una mia amica che aveva un refill, infatti questo è un refill, non ha la scatola, insomma, per intenderci, di poterlo provare. Ha una confezione sottovuoto che ho aperto e all'interno c'è la vaschetta con la chiusura ermetica, quindi in realtà mi manca, la scatolina dove si colloca, ma meglio così e che soprattutto meglio che non ci abbia speso soldi. Allora, il prodotto, ma lo conoscete benissimo, è questo. Eccolo qua, è questo qua. Allora, partiamo dal presupposto che, ora io purtroppo non mi ricordo più la marca perché avevo dei campioncini. Io ho provato un cushion di una marca orientale. Non mi ricordo la marca. Mi è piaciuto da morire, mi è piaciuto tantissimo, ha un fattore di protezione 50, quello che ho provato, e aveva una resa sulla pelle eccezionale, mi rimaneva la base perfetta, tra l'altro l'ho provato in quei giorni in cui mi sono presa questo accidente di bronchite, perché ci sono state improvvisamente 30 gradi e poi è scesa di 15 gradi la temperatura. Quei giorni che ha fatto caldissimo, non sapevo che cosa mettere sul viso, non riuscivo a pensare di mettere il fondotinta, quindi ho provato vari campioncini e mi sono ritrovata queste scatoline di mini cushion. scusate. L'ho usato sono riuscita a utilizzarlo per 4 volte, anche perché sapete che io non uso granché come prodotto per la base, uso sempre poco prodotto, quindi per 4 volte sono riuscita a utilizzarlo. Una resa spettacolare, purtroppo è una marca che ovviamente non vendono qui in Italia, forse in Inghilterra, mi sembra che ho trovato qualche cosa, non sono manco tanto sicura. Comunque, se mi ricordo vi lascio la marca nell'info box, ho scritto qui da qualche parte, in questo momento proprio non la ricordo assolutamente. Quindi quando questa mia amica mi ha detto, senti, io ho un refill, perché non lo provi? Ok, è proprio un'altra cosa, non c'entra proprio niente con quello che ho utilizzato io. Ovviamente mi sono vista i video di applicazioni, ci sono talmente tanti video su YouTube che vi potete documentare fino allo sfinimento, per cui l'ho usato almeno 3 volte consecutive, provando appunto l'applicazione. Ripeto, io non uso tantissimo prodotto a livello perché tante persone lamentano il fatto che sia poco coprente. A me va bene perché io non ricerco mai un'estrema coprenza nel fondo, poi soprattutto in questo periodo. Quindi a livello di coprenza devo dire che a me uniformava piuttosto bene. E infatti lì per lì ho detto, ma però non è male, non me lo sentivo proprio mio come quello che avevo utilizzato, che me posso in Ocecambe se mi ricordo il nome, però non mi dispiaceva l'effetto. Ma che cosa accade? E mi è accaduto per 3 giorni di fila. Nel corso delle ore a me sto cushion mi sparisce dal viso, cioè proprio non lo so, mi si ingloba nella pelle, mi ritrovo pori dilatati che non ho, mi ritrovo, io metto un pochettino di correttore ai lati del naso e un po' sotto l'occhio, anche il correttore mi era sparito, mi si rivedevano le venuzze rosse che ho sui lati del naso, cioè una roba oscena, orrenda. La prima volta ho pensato, ma forse ho messo un po' troppo prodotto, quindi il giorno dopo sono stata un pochino più attenta, stessa identica cosa, cioè mi sono ritrovata addirittura io uso sempre il primer potion, lo sapete, sugli occhi per il trucco, cioè anche sotto l'occhio mi ritrovavo la matita o quello che avevo sciolto. Non lo so, per me è rimasto un mistero questa cosa. Fatto sta che dopo la terza volta che mi è successo, che mi ritrovavo con
questa maschera di Joker sulla faccia a distanza di qualche ora dall'utilizzo di questo prodotto, ho ricambiato e ho cominciato ad usare il prep and prime della MAC che avete visto negli ultimi video e a me il trucco rimane in tonso e perfetto fino a fine giornata. Non penso, ho un po' terrore di riprenderla in mano, magari un pochino più in là riproverò a fare qualche altro tentativo, ma per il momento, per il costo che ha, questa tra l'altro ha comunque un fattore di protezione che è 23. Io questi fattori di protezione non li capisco, cioè 23, perché non 20 o 25, cioè 23, vabbè, a parte questo. Però per la mia pelle, che tra l'altro non è una pelle particolarmente problematica, la resa non mi è proprio piaciuta, cioè decisamente molto meglio quello orientale, ma proprio anni luce di differenza. E quindi un prodotto bocciato della Lancôme. Ultimo prodotto di cui vi parlo è un prodotto Nye ed è il Color Stay Gel Envy della Revlon, il top coat, il Diamond Top Coat, che mi hanno regalato insieme agli acquisti degli smalti in questione. Penso si compri anche singolarmente. Quando ho messo proprio questo smalto, che è il primo che ho comprato di questa linea, che è il numero 410, anche qui c'è foto su Instagram, ho deciso di applicarlo ovviamente in combo come nasce, quindi smalto e il suo top coat abbinato. Dice Diamond Top Coat. Allora, perché un ni? Perché Diamond di sto cavolo, nel senso che è un top coat abbastanza sottile, quindi non fa un bel effetto glossy sull'unghia. Diamond io mi aspetto che sia lucidissimo sull'unghia. Non è lucidissimo sull'unghia, è uguale a tanti altri che vi posso dire, tipo il Bella Oggi, tipo anzi quello fa un pochino più effetto gel rispetto a questo. Non c'è scritto che è un top coat ad asciugatura rapida, ma io ho constatato, perché poi l'ho provato insomma più di una volta, a parte con questo smalto, l'ho provato anche con altri smalti, asciuga abbastanza rapidamente, non rapidamente come il Bella Oggi o quello di Kiko del Duo Gel, insomma avete capito le combo, quelle che vendevano. Non so se sono ancora in vendita o se sono andate esaurite, però avete capito di che cosa, di che prodotto vi stia parlando. Ci mette un pochettino di più, ma comunque è abbastanza rapido. Ma la resa è una resa molto sottile, molto cheap. Più che Diamond, cioè io Diamond mi aspettavo un tripudio di luce sulle mie unghie, assolutamente no, è un top coat normalissimo, niente di particolare, io non so singolarmente quanto costi, gli smalti di Revlon non sono proprio nella fascia molto economica, diciamo sono in una fascia media di prezzo, secondo me. Ecco, almeno se ve lo regalano come è successo a me, ben venga, se no, onestamente non ve lo comprate, ecco. Questo è quanto per i prodotti purtroppo bocciati di questo mese, che come avete visto, ahimè, sono diversi. Confidiamo nel mese prossimo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!